l'arbitro Casarin non ha concesso. E qui siamo alla documentazione di Bayer Uerdingen Zurich, formazione maltese, il punteggio di 9-0, è per questo che merita un po', diciamo, l'onore della cronaca, anche se inizialmente per sbloccare il risultato ci sono voluti due calci di rigore. Questo è il primo, siamo al 13° del primo tempo e sta per trasformarlo Bommer. All'andata a Malta il Bayer, si tratta del Bayer, non del Bayern, il Bayern di Monaco sta giocando un altro torneo. E questo è il gol di Bommer, questo è il Bayer di Uerdingen che ha vinto appunto 9-0. E non perdiamo il conto, ne abbiamo visto il primo gol. Qui stiamo seguendo l'azione del secondo calcio di rigore, vedete l'espressione del giocatore maltese che proprio non è d'accordo con l'arbitro. Molto significativa questa espressione, questo primo piano, si sapeva che il Zurich non aveva molta possibilità di poter impensierire il Bayer, comunque evidentemente il disappunto ha preso il sopravvento. 22esimo, ha raddoppiato Funkel e siamo sul 2-0. Ed ecco che nasce in abbastanza veloce, molto elegante questa trama che porta al terzo gol di Rashid. Guardiamo il portiere maltese, poi lo vedremo anche alla fine di questa sintesi di gol, perché effettivamente la sua espressione sarà molto molto significativa e lo vedremo dopo che ha subito il nono gol. Qui stiamo per vedere l'azione che porta al 37esimo del primo tempo al quarto gol, lo segna Lontins e siamo sul 4-0. E qui c'è anche un tentativo da parte dei maltesi, tanto per dimostrare che anche il portiere del Bayer faceva parte dell'incontro. Riprende però la supremazia della formazione tedesca che va al quinto gol con Funkel. E il punteggio di 5-0 chiude il primo tempo. E ora passiamo alla ripresa, segna Rashid il gol del 6-0, eccolo, sta diventando una specie di tiro al bersaglio. Poi c'è il gol di Pusmies, giocatore ungherese. Prima il gol sembra sbagliato, poi però c'è ancora il tempo per recuperare. Poi c'è il gol di Failsier. E poi c'è ancora un gol di Rashid. Ed ecco la espressione del portiere maltese, è estremamente significativo.